Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Giovedì 16 dicembre. Lettura dal Vangelo secondo Luca, capitolo 7, versetti 24-30. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vestiti sontuosi e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo del regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Stiamo per entrare nei giorni della novena del Natale e la Chiesa ci invita, attraverso la parola della liturgia, a fare la nostra scelta chiara, decisa, forte, accogliere la proposta di Giovanni Battista e quindi entrare anche noi nella via che lui era venuto a preparare, metterci dalla parte di chi si riconosce peccatore, quindi bisognoso sempre di cambiamenti, di conversione, oppure dalla parte di chi si ritiene già in possesso della salvezza e non ha più bisogno di nulla. Questo brano di Luca ci aiuta ad entrare in un dialogo, in un confronto personale con Gesù molto forti, perché lui, con le sue domande e le sue affermazioni, ci pone davanti agli occhi del cuore la via del regno e lo fa presentandoci la figura del vero profeta. Il profeta non agisce di sua iniziativa, ma è a disposizione di Dio che l'ha mandato. Per aiutare la comunità a superare lo scandalo e a capire l'universalismo di Dio, Gesù si serve di due storie ben conosciute, una di Elia e l'altra di Eliseo. Mediante queste storie critica la chiusura della gente di Nazaret. Gesù sembra voler suggerire che delle volte le chiusure mentali più difficili da demolire ce le hanno coloro che pensano di essere i più vicini, cioè quelli che pensano di aver capito tutto e di aver tutto sotto controllo. È una persona che è convinta, non si riesce nemmeno a parlare fino in fondo, perché il suo ascolto è occluso dalla sua convinzione. Chi è in crisi, invece, è sempre più disposto ad ascoltare, perché sente il bisogno di essere salvato da ciò che sta patendo. Quando la fede ci fa sentire talmente tanto sicuri da non farci più mettere in ascolto di Dio, allora capiteremo, come i compaesani di Gesù, nel sentirci infastiditi dalle storie della Bibbia che ci ricordano che Dio molto spesso per agire ha dovuto fare con quelli che erano fuori dalla cerchia dei Suoi. La vera umiltà è non dare mai scontato le cose e soprattutto non limitare l'azione di Dio che può agire dentro la nostra vita, non attraverso il sensazionale, ma attraverso le cose già presenti nelle nostre giornate, ma che noi tendiamo a non guardare più perché pensiamo che esse siano banali e scontate. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!